Faccio questo video solamente come curiosità, ragazzi, senza nessuna pretesa. Il cocomero asinino fa sempre parte delle cucurbitacee, come il melone e l'anguria. E però è questa pianta che stiamo vedendo qua. E i frutti, eccoli qua, questi sono quando sono verdi, quando sono maturi crescono un po' di più, comunque somigliano a una piccola anguria spinosa. Cresce in modo prostrato come tutte le altre cucurbitacee, melone ed anguria, fa i suoi fiorellini e che allegheranno, ci sono i piccoli cocomeri che cresceranno e crescono in questo curioso modo qua, peduncolo abbastanza lungo, ricurvo e poi scende per l'ingiù. Ma dove sta la curiosità? Quando questi frutti si ingrandiscono e sono completamente maturi, qui dentro il liquido inizia a far pressione, una pressione molto elevata, addirittura intorno alla pressione di una ruota di una macchina. Praticamente il picciolo fa da tappo. Quando si tocca il frutto maturo si staccherà questo tappo e lui schizzerà semi e liquido distante anche fino a 12 metri. In questo modo la pianta si assicura una germinazione distante dalla pianta madre. È una pianta erbacea perenne, ma non se ne conoscono usi per alimentazione umana. Addirittura si dice che è molto tossica, quindi evitate di consumarla.